Buonasera, buonasera Clara, buonasera Cesare, buonasera ai nostri telespettatori. Sì Clara, come dicevi tu, la gente, come vedi, sono in buona compagnia perché sono alla fine di Via della Conciliazione, quasi in Piazza San Pietro, e le famiglie, le tantissime famiglie, almeno 50.000 persone che hanno partecipato a questa lunga giornata di festa dello sport qui in Via delle Conciliazioni in Piazza San Pietro, terminata con l'incontro con Papa Francesco. Una festa, un villaggio dello sport in occasione del 70° anniversario del Centro Sportivo Italiano. Tante famiglie, bambini colorati, due arcobaleni sono alla mia destra e alla mia sinistra che stanno tornando verso i mezzi che poi li porteranno alle proprie case. Ma l'incontro più emozionante, più bello e anche più festoso è stato quello nel pomeriggio con Papa Francesco. Papa Francesco, il quale è venuto, come sempre si è speso nel salutare tutti, nel dare la mano a quanta più gente, quante più famiglie possibili, e poi ha fatto gli auguri, i complimenti per il traguardo del 70° anniversario raggiunto dal Centro Sportivo Italiano, ma poi ha detto anche, ha tracciato l'orizzonte verso il quale bisogna andare, ha fatto l'elogio del gioco di squadra, gli ha detto guai all'individualismo, e poi li ha salutati in maniera molto molto simpatica, ha detto ho sentito che mi avete chiamato il vostro capitano, e allora da capitano io vi dico non giocate in difesa ma in attacco, vi invito in attacco a giocare insieme la nostra partita che è quella del Vangelo. Ma sentiamo e vediamo la cronaca di questa giornata sportiva insieme a Papa Francesco nel servizio di Paolo Fucili. Festa, musica e spettacolo in San Pietro, aspettando l'arrivo di Francesco. Il Centro Sportivo Italiano celebra così i 70 anni dalla fondazione. Dal 44, quando si costituì a Roma tra le macerie della guerra, per iniziativa dell'Azione Cattolica, ha fatto praticare calcio, pallavolo, basket e tante altre discipline a milioni di giovani, specie tra oratori e parrocchie. Tra i testimonial noti e meno noti, presenti il pallavolista Zorzi, mister Mondonico, il canoista tre volte medaglia d'oro alle Olimpiadi Antonio Rossi, la velocista disabile Giusy Versace, che ha perso le gambe in un incidente d'auto. Io ho imparato ad amare la corsa quando ho perso le gambe, un paradosso. E questo è esatto. Cioè... C'è una partita che non possiamo perdere, dice il presidente CSI Achini, salutando Sua Santità. Educare i giovani alla vita. Educazione, sport e posti di lavoro ci vogliono, replica lui. E vedrete che non ci saranno più droghe e altri vizi. Che lo sport però rimanga un gioco, chiede il Papa. E mettetevi in gioco anche nella vita. Non accontentarsi di un pareggio mediocre, dare il meglio di se stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre. E sentite anche il gusto e la bellezza del giocare di squadra, respingendo ogni forma di egoismo. Che giochino tutti, non solo i più bravi, si raccomanda Francesco, incoraggiando l'impegno delle società sportive nelle periferie delle città. E i gruppi sportivi parrocchiali, in specie, che siano impostati bene, con coerenza, con la comunità cristiana, se no è meglio che non ci siano. Infine un consiglio tattico, e non solo, da capitano, come la piazza lo ha simpaticamente nominato. Da capitano vi sprono a non chiudervi in difesa, ma venire in attacco, a giocare insieme la nostra partita, che è quella del Vangelo.